La figura di Mario Lodi è stata spesso apprezzata per quelle che sono le profonde convinzioni che lui ha espresso nei suoi libri, per i grandi traguardi che ha raggiunto nell'ambito pedagogico all'interno delle scuole di San Giovanni in Croce e del Vo' di Piadena, dove ha lavorato dal 1948 al 1978. In realtà, all'interno della comunicazione che ho presentato questa mattina al nostro convegno, io ho voluto fare il punto invece su un'altra questione che ritengo fondamentale: i tormenti del giovane maestro Mario Lodi, quelli che inizialmente lo portarono addirittura a pensare di dover lasciare per sempre la professione di insegnante, che lo fecero pensare di mollare tutto e che a un certo punto lo porteranno poi invece ad avere una risposta forte di fronte a questa scuola che lo respingeva, questa scuola tradizionale che non sentiva come propria e nella quale si sforzava pur di stare, e che lo porteranno proprio attraverso un processo di maturazione profonda dal punto di vista umano e intellettuale a diventare il maestro che oggi siamo qui a celebrare.